dallo studio rosso questa mattina. Ah, vedi che rosso ci siamo. Venerdì 11 marzo. Eccoci qua. Oh, te pareva, te pareva. Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Fino alle porte di Torino. Certo che sì. Caselle. Allora cominci. Savigliano. Fino in Cascina, salutiamo anche i cascinari, sì. Ah sì? Di Centallo, sì. Ah, quelli di Centallo solo, gli com'è andata? Com'è andata? Tutto bene? Buona mattinata. Fatecelo sapere, 393-4532-892. Anche saluta Beppe. Anche Beppe, il nostro gallo. Come stai Mariella, tutto a posto? Molto bene, sì, grazie. Dormito bene? Tu sì, benissimo, tu? Sì, sì, sì. Molto sì. bene. Molto bene, tutti molto benissimo. Ok, possiamo iniziare. Iniziamo allora. Questa mattina, buon risveglio. Buon risveglio con gli argomenti di con oggi. Con Mariellina e Paolino. Paolino, sì, entra in un negozio di abbigliamento e cerca di fare sesso con i manichini. Direi che cominciamo bene, ma non benissimo. Pensavo coi Maneskin. Ma perché vuole fare sesso coi Maneskin? Sì. Vabbè. Ho sentito un remix stamattina. Poi, sì? Non so se l'avete già saputo, c'è allarme champagne Moet Chandon, bottiglie contaminate. Ah, pensavo... Da ecstasy, addirittura. Pensavo, ormai niente il meno. Benzina e diesel costano sì. di più che, dello che lo champagne. Che lo champagne, sì. Ormai è in svendita lo champagne. Ecco, e rimanendo in tema di soldoni, usa la Ferrari da 3 milioni di euro tutti i giorni, come se fosse un appunto. Ma certo, sì. voglio punto dire. E a capo. Ecco, sì, vabbè. Va bene. Sei un po' loca? Un po' pazza stamattina. Sempre io sono loca. Muy loca. Sempre, muy loca. Loca. Sì, sì, sì. Ci prendiamo un H7. Cioè, ci andrebbe in effetti. Vai. Bevo il sole in testa come nelle Hawaii. Lei mi guarda come se non mi avesse visto mai. Su una spiaggia con quegli occhi, baby, mi fai così. Mi fai così. Yeah, yeah. Arrossisci quando passo come frutto tropicale. Se rivedo quel tuo sguardo, io vedo il mare. Loca, 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 vuole solo la mia bocca, bocca, bocca. E se non muove, loca, 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 penso solo rapapapam, rapapapam pam. Ti piace quando ti stringo forte? Pamplona, dimmi cos'hai. Togli quei vestiti e beviamoci un drink. Così tropicale che sembra di essere a Medellin. Sciogliti i capelli e facciamolo sì. Un altro tuffo, un'altra notte, un'altra estate così. Arrossisci quando passo come frutto tropicale. Se rivedo quel tuo sguardo, io vedo il mare. Loca, 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 vuole solo la mia bocca, bocca, bocca. E se non muove, loca, 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 penso solo rapapapam. Quando ti stringo forte e lo vuoi sempre tutte le volte. Loca, 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 vuole solo rapapapam, rapapapam pam. Loca, loca, loca. Ram pam 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 pam. Bocca e se non muove, loca, 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 penso solo rapapapam, rapapapam pam. Ti piace quando ti stringo forte e lo vuoi sempre tutte le volte. Loca, 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 vuole solo rapapapam, ratatatam. Ratatatatam. Va bene, tan, tan. Benissimo. Allora, possiamo iniziare. Sì, ratatatatam. Hai finito, l'ha già detto lui. Ratatatam. Va bene, oggi il ruolo dei tamburi, ratatatatam. Ma ce la fai? Tan. Sì, oh, benissimo. Allora, entra in un negozio di abbigliamento, dicevamo, poc'anzi, e cerca di fare sesso con i manichini, è successo qualche tempo fa. Pensavo con la bassista dei Maneskin. No, qualche tempo fa, quando questo uomo, visibilmente ubriaco, meno male che almeno era ubriaco, ha fatto irruzione in questo negozio di intimo, sì, situato in pieno centro a Pescara, e lui voleva andare a Pescara. A Pescara. Esatto. Oh, vabbè, sì. Appena entrato
ha mimato. Ha gettato l'amo. Cosa? Sì, sì, altro che amo, ha gettato questo qua. Appena entrato ha mimato degli atti sessuali espliciti, appunto, con questi manichini in vetrina. Ecco, l'ha fatto in vetrina, perché... cercando di denudarsi davanti a tutti, ci teneva proprio. Ecco, non è che stesse proprio tanto bene bene questo qua. Comunque i clienti hanno cercato di allontanarlo, i commessi hanno chiamato i carabinieri, soprattutto credo per smaltire il pubblico che nel frattempo si era accalcato davanti alla vetrina, vabbè. Comunque non lo hanno beccato. C'è scappato non dopo. È stato beccato, perché quando ha capito che si metteva male la situazione, è lui è con fuggito. Un manichino. Sì, no, senza il manichino. È scappato da solo. È triste perché non era riuscito solitario a fare all'amore con il manichino, ma ce la fa. Con una gamba finta. Ma dai, ma il manichino aveva tutto finto, voglio dirti. Infatti con una gamba è partito. Ecco, va bene. Comunque, chissà in quale altre vetrine sarà stato avvistato questo signore, sì, ecco, che non era proprio tanto a posto. Ma, perché aveva bevuto. Sì. Invece ogni volta, quando è sobrio... Ogni volta alla fine ogni è, volta così, è così. È così. Ogni volta. Anche mi ha fatto una cosa del genere tempo fa. Non credo, guarda. L'abbiamo visto in una vetrina. Ma sì, per piacere, ma cosa dici? In via Roma forse. Non ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi a volte. Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte. Ogni volta è così, ogni volta è normale. Non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane. Non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli. E ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io per chiesto niente mai, una rosa da ricamare sopra ricordi, che ne sai che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile. Ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale. Non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane. Non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli. Ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente. E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre. Non so perché, ma ogni volta è così. Ogni cosa al suo posto. Non mi piovere addosso. Persi per strada un incrocio per un momento. Metti che il cielo poi fosse il pavimento. Per me ogni volta è così facile. Te lo ricordi che io per la parte delle tue mani non ci ho messo niente. Nessuno più di te. Buongiorno amici, buongiorno amici, amici. Che carini. Salutiamo mamma Ivano. Mamma mia. Sì, dobbiamo salutare Ivano che ci ha scritto all'ascolto. Ciao Ivano, baci baci. Oh, adesso parliamo di questo. Bene, quando allarme. Puoi telefona.
visto che scrive. Io? No. Ivano. Ah, ecco, sì. Chiama, lui è il chiama. Suo Lazar. Sì. Va bene, ma anche te è bruttissima. No, no, è così. Sì. Allarme champagne Moët Chandon. Infatti, costa meno che la benzina. Contaminate da ecstasy, no, no. E sul sito del Ministero della Salute. Non è una cosa così, è apparso questo comunicato ufficiale nella sezione dedicata agli alcolisti, ai richiami alimentari, relativo a 11 casi di intossicazioni. C'è stato addirittura un decesso nei Paesi Bassi e in Germania. Ah, nei Paesi Bassi un decesso? Sì, a seguito del consumo di una bottiglia di champagne da 3 litri di questo marchio, Moët Chandon Imperial Ice. Sì. Ecco, quattro sì. cartoni. Tutto sarebbe, ma cosa dici? Cosa c'entra quattro cartoni? Quattro cartoni te li darei io, guarda. Comunque tutto sarebbe partito a febbraio in un bar-ristorante in Germania, dove un gruppo di avventori abituali, 5 uomini e 3 donne, è una gamba. Ma no, fra i 33 e i 52 anni, voleva festeggiare la fine dell'obbligo di chiusura dei locali alle 22. Sì. Non è successo, ecco. Decidono di stappare la bottiglia da 3 litri di questo Moët Chandon Ice Imperial, ma appena assaggiano le bollicine si accorgono subito che ha un gusto cattivo, anzi orribile, dice qui, un gusto orribile. Immediatamente dopo iniziano a lamentare crampi molto violenti e uno di loro nella notte addirittura morto. Ma poverino, 52 anni aveva questo signore, mamma mia. Un'altra bottiglia uguale è stata trovata nei Paesi Bassi, dove 4 persone ne avevano bevuto un po' e hanno dovuto essere ricoverate. Poi le indagini hanno permesso di identificare altri casi. Quindi, insomma, una cosa seria. Pensa che casino, anche l'azienda. Mamma mia. Mi ricordo l'epoca del vino all'etanolo. Ma sì, ti ricordi? Adesso che casino che si potrebbe successo. Fare. Perché no, adesso controlli e non controlli. Costa troppo caro. Ma cosa c'entra adesso la benzina col vino al metanolo? Mi schiavano il vino con la benzina, con l'alcol. Ma vabbè, sì, però voglio dire adesso... Facciamo un mix, un cocktail. Maneskin. Rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore, portali da me. Se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno una volta lei ci riuscirà. Detto coralline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sento un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a coralline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma coralline non vuole mangiare, no. Sì, coralline vorrebbe sparire. E coralline piange, coralline all'ansia. Coralline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Sarò il fuoco ed il freddo, riparo d'inverno, sarò ciò che respiri. Capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene. Sarò anche un soldato o la luce di sera. E in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso, ogni tua piccola lacrima.
Piace molto questo pezzo. Bellissimo. Molto bello, sì. Molto allora, bello, di cosa parliamo adesso? Usa la Ferrari da 3 milioni di euro tutti i giorni come se fosse una Fiat punto. Voilà, un record mai visto. Ma come si fa, un'utilitaria proprio. Fare 3 metri, non lo so quanto può costare. Comunque, un collezionista di Ferrari, la cui identità è ignota, su Instagram però si chiama Dry... L8K, questo è il suo nome su Instagram, ha recentemente toccato il record dei 130.000 chilometri percorsi a bordo della sua Ferrari Enzo, un bolide dal valore multimilionario che molti collezionisti cercano ancora oggi disperatamente. Ah, eppure Enzo. Ricercando, sì, cercano sopra Enzo. Cercasi Enzo disperatamente. Si tiene ed ostinatamente, cioè sì. Proprio la cercano quest'auto. Vabbè, l'automobile è stata prodotta fra il 2002 e il 2004 ed è stata costruita per essere esclusiva come poche altre vetture del cavallino. Sono solo 399 gli esemplari che hanno visto la luce, venduti a prezzi ovviamente spropositati. Tecnicamente l'auto costa intorno ai 665.000 euro. Ma ci sono stati casi in America in cui singoli esemplari sono stati venduti a poco meno di 4 milioni di dollari. Mamma mia ragazzi, quanti soldoni! Adesso sappiamo che nel mondo esiste davvero qualcuno che porta in giro un'auto di questo genere, così, tutti i giorni, per in giro, come se fosse una Matiz, un appunto, un che ne so... Ma ce la fa, ma Beppe, veramente. Ti saluta Daniela comunque. Mi saluta Daniela? No, Beppe. Oh, ah, Beppe parlavo ha detto con che Beppe. Sarà... Va bene. Scusa, contento. Dimmelo che parlavi con Beppe, guardi sì, me, sì, mi sì. Dici ti saluta Daniela. Va bene, noi salutiamo Daniela salutiamo anche comunque. Daniela. Salutiamo anche Daniela che ci ascolta, sì, assolutamente nel sì. Nel weekend dove si va? Dove si balla? Chissà, chissà. Vai a ballare? Non credo. Vai tu dove andrai? Ma non lo so. Io porto ne ho in idea. Giro Beppe. Io porti Beppe in giro Beppe, in giro. Ha già le tournée in cascina, le certo. Le tournée in cascina, certo. Si va. Che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace. Che non mi sento più giù. Mi piace perché sai di te. Di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace, anche se non ci sei più. Sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno. Senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Dove si balla? Metti la musica dance, che tremano i vetri di casa. E la sente, la sente, la sente, anche un parente di giù. Ciao, ciao, mio. Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quanto stai qui a Milano? Ma se ci scopre tu sei un uomo morto. Sono d'accordo. Noi glielo diciamo. Dove si balla? Guarda.
vent'anni ed ho ancora fame. Io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già tre sere. Per ora mangiamo assieme, ma promette bene. Non si può fare la storia se ti manca il cibo. Tu mi hai levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa pa parara parara pa pa. Balla, balla, qua, quara, qua, quara, qua, qua, qua. Ma mi piacciono questi stacchetti che dobbiamo salutare, ma salutiamo, regali. Salutiamo Baby salutiamo. Acosta da Torino, Sebastiano sì. di Savigliano, fa anche rima, vedi? Ma certo, se uno che abita a Savigliano non può che chiamarsi Sebastiano, cioè. Il canterino, ma lui canta, può. Canta, canta e balla. Bravo, Daniela, bravo. Patrizio dalla Cascina, sì. Idrita dalla Romania. Mamma mia. Quanta gente, Claudio. Claudio anche guarda Claudio. Quanti Ivano Pino sì. Pino e Gino anticorpi. E Pino ma cosa dici sappiamo tutti un grande salutiamo, bacio ci risentiamo lunedì assolutamente sì ciao un bacio.